fa le domande. Allora, i suoi ricordi personali di Ghiaie? I miei ricordi personali di Ghiaie sono belli e ci tengo a sottolinearlo bello, perché hanno un po' dell'avventuroso, un po' del magico, in quanto io ero in seminario e ero compagno di scuola di tre altri giovani del seminario, ma li ricordo i nomi: Breviario Romano, Gerosa Angelo e Toni. Due sono diventati sacerdoti. Il Gerosa, che era quello più addentro, più entusiasta delle apparizioni della Madonna alle Ghiaie di Bonate, e che era quello, pensi un po', che raccoglieva anche le elemosine per portarle lì al parroco, e quindi si dava da fare. Era mio compagno di banco, il Gerosa Angelo. I suoi avevano una, credo, un'osteria lì alle Ghiaie, e quindi raccoglievano un po' tutte le notizie di Ghiaie. In seminario la notizia è arrivata quasi sulla domenica. La Madonna, le presunte apparizioni, per intenderci, sono avvenute la prima volta il 13 maggio, che era un sabato. I genitori potevano venire in seminario ogni 15 giorni, e la domenica 14 maggio 1944 erano venuti a trovare questi compagni di seminario. E l'Angelo, che era mio compagno di banco, mi ha detto: la mia mamma e il mio papà sono venuti, hanno detto, e ho sentito dalla sua viva voce che mi parlava, mi raccontava della prima apparizione, in cui la Adelaide era rimasta, vero, là, come dicevano quelli che erano con lei, le sue amiche, mortampe, la es la Madonna e le la mortampe. Quindi la notizia in seminario è arrivata subito. E lei personalmente quando andò invece? Io personalmente sono andato la domenica 21, che è stata quella in cui, e per quello che sono anche andato, perché era preannunciato un grande avvenimento, ma nessuno sapeva da che fonte era venuto, avvenimento miracoloso, una cosa grandiosa. E avevo finito gli esami di quinta ginnasio proprio quella settimana lì, precedente il 21 maggio. La domenica 21 maggio io mi trovavo al patronato, perché io sono sempre stato al patronato con Don Beppo, e ero giù al patronato, avevo finito gli esami al collegio Sant'Alessandro. Poi lo racconterò questo qui anche lì stasera. E il 21 col tram de Monza, con un mio amico Orfeo, siamo andati alle Ghiaie. E cosa vide? Alle Ghiaie la moltitudine della gente era indescrivibile. Io ero un giovanotto di 18 anni, quasi 18, e quindi sgattaiolavo di qua e di là, perché c'era pieno, non sarebbe caduto un chicco di riso per terra. Parlavano di 200.000 persone. E quindi molto più che a Fatima, se vogliamo. Ah, sì, sì, molto di più. In quei tre mesi, le statistiche di allora, riportate dai media di Bergamo, Repubblicana, c'erano i fascisti, no, della Repubblica di Salò, parlavano di 3 milioni, giugno, luglio, agosto. Io non penso che neanche Hitler ne abbia avuti così tanti in pochi mesi. E lei vide la bambina? La bambina l'ho vista dal posto dove mi trovavo. Ero su un terrapieno, è una specie di collinetta che guardava proprio lì dove c'era, dove lei
dove appariva la Madonna, lì, dove c'è il santuarietto. Non l'ho vista bene, cioè. L'hanno portata lì, una donna l'ha portata sulle sue braccia, c'erano quelli della Guardia Civica, c'erano della Guardia Nazionale, c'erano anche i soldati della Repubblica di Salò, e che la aiutavano perché hanno fatto il corridoio, che è andata. Quando lei è arrivata, la bambina, io ho avuto l'impressione di una ragazza serena, tranquilla, che è quasi a malapena, con non grande entusiasmo, perché era una ragazza che era, le piaceva giocare, una ragazza polenta e latte. E il fenomeno allevata. E il disco solare che ruotava, l'ha visto? Dopo, lei alle 6, un poco più, è venuto fuori, non so, saranno stati lì nelle case, non vedo proprio del miracoloso sti due tortorelle che uscivano sempre prima dell'apparizione. E la bambina è andata subito, c'era una pietra, che avevano preparato questa pietra che c'è lì dietro al santuarietto delle Ghiaie, lì c'è la pietra che hanno conservato, lei saliva su, per la facevano salire perché si potesse vedere almeno da quelli che erano vicini, che la seguivano. E quindi io l'ho vista entrare proprio e rimanere lì in estasi per, adesso non vuol dire una cosa magari non rispondente a verità, io penso che un quarto d'ora lei è rimasta lì in estasi. Non è mai successo una cosa simile a Bergamo, così imponente? Così imponente no, tanta gente, io ricordo bene in quel periodo la gente che accorreva alle gavarie. Per me il miracolo anche di aver mosso tanta gente, una bambina. E non vedo la malizia di questa bambina. Senta, questo libro ora, insomma, può aiutare a ricostruire dopo più di 60 anni? Sì, può aiutare più che a ricostruire, a dare la garanzia della storicità, perché tutti sanno che è apparse, però Lombardoni dà delle motivazioni precise, non dice è successo questo, ma è successo il tal giorno all'ora tale, quindi ha fatto un lavoro da storico. Quindi Bergamo, io dico, quello per me è il lavoro che ha fatto, l'hanno scritto in tanti e tanti sulle Ghiaie, però Lombardoni credo che li abbia superati un po' tutti, perché ha documentato, non ha fatto affermazioni, ma ha fatto affermazioni confortate dalla documentazione.